Roberto Maroni non lascia, anzi raddoppia, o meglio vorrebbe raddoppiare. Subito dopo che è stata respinta dalla maggioranza la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni, 44 voti contro 31, il presidente di Regione Lombardia, incurante di critiche e scandali, annuncia di volersi ricandidare alle prossime elezioni, previste tra 2 anni. Giuseppe Sala incassa il sì condizionato di Sel e si sente un po' più forte in vista del testa a testa fra manager con Stefano Parisi previsto per giugno. Anche Francesca Balzani, per quanto apparentemente senza grande entusiasmo, sembra destinata a entrare nella coalizione a capo di una lista arancione per riequilibrare il rapporto con il candidato sindaco. Più a sinistra, accanto al nome di Curzio Maltese, spunta quello dell'ex magistrato Gerardo Colombo. La farmacia della centrale Piazza Caiazzo a Milano era stata acquistata con i soldi dell''Ndrangheta. L'ultima frontiera del riciclaggio è stata scoperta dalla direzione investigativa antimafia coordinata da Hilda Boccassini. Buonasera e benvenuti al TGN. Dunque, come avete sentito, oggi c'è stata un po' di bagarre in consiglio regionale, perché si doveva votare la mozione di sfiducia presentata contro il presidente Roberto Maroni da parte delle opposizioni, mozione che è stata respinta. Maroni, per tutta risposta, ha poi pubblicato un post sul suo profilo Facebook dicendo che lui non solo non si dimette, ma intende ricandidarsi anche alle prossime elezioni, quelle del 2018. Ascoltiamo Alberto Carreras. Come era nelle previsioni, il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto oggi con 45 no e 31 sì la mozione di sfiducia al governatore Roberto Maroni, che era stata presentata dalle opposizioni, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Patto Civico. Dopo l'arresto per presunte tangenti del presidente della Commissione Sanità, il leghista Fabio Rizzi, la maggioranza di centrodestra ha votato in modo compatto. Dopo il voto i consiglieri 5 Stelle hanno mostrato le felpe con la scritta «Fuori dai Maroni». Il presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, li ha subito espulsi dall'aula. All'inizio della seduta era stato ricordato Umberto Eco con una breve commemorazione. All'esterno del Pirellone, i giovani democratici e aderenti a Rifondazione Comunista hanno protestato continuando a chiedere le dimissioni della giunta Maroni. Il governatore ha risposto che non solo non ha intenzione di dimettersi, ma ha annunciato che intende ricandidarsi per far vincere il centrodestra nel 2018. Arroccati al potere, facendo finta di niente, non ascoltando quelli che erano gli stessi comitati di controllo che già erano presenti dentro la Regione Lombardia, che gli dicevano di cambiare sugli appalti, evitare le proroghe, rimuovere alcuni direttori generali. Niente di tutto questo è stato fatto, si è andato avanti col solito andazzo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, gli arresti, le inchieste, così non si può andare avanti. Sì, beh, allora, hanno dimostrato che dai tempi di Formigoni fino ad oggi non è cambiato assolutamente nulla. Maroni si circonda e la sua giunta si circondano di persone che poi finiscono negli scandali e dimostrano che il sistema non è cambiato. Il sistema cellino leghista che governa la Lombardia da anni è ancora lì in piedi. Abbiamo visto prima Mantovani, ora Rizzi. Si vuole persino riproporre l'alleanza che ha portato allo sfascio di Regione Lombardia a Milano con Parisi, che ha detto esplicitamente di voler portare il modello Lombardia a Milano. Se il modello Lombardia sono tangenti, arresti e scandali, noi questo non lo vogliamo. È curioso rilevare come il prossimo 15 marzo il Consiglio regionale della Lombardia comincerà a discutere un progetto di legge che deve istituire un'authority regionale per l'anticorruzione. Curioso, nel senso che evidentemente c'era bisogno di questo nuovo scandalo perché si decidesse di istituire, diciamo così, questo ulteriore comitato di controllo, anche se poi purtroppo alla prova dei fatti questi comitati di controllo servono molto poco, evidentemente. Passiamo dalla regione al comune di Milano. Qua si vota il prossimo giugno, presumibilmente la prima domenica del prossimo giugno, lo sapete. Ebbene, c'è stato ieri sera un importante passo in avanti per Giuseppe Sala, che ha incassato il sì, diciamo così, condizionato, adesso sentiremo nel servizio condizionato a che cosa, anche di Sinistra, Ecologia e Libertà. Mentre a sinistra, la sinistra vera, diciamo così, quella che va oltre Giuseppe Sala, che va oltre la coalizione che sta intorno all'ex city manager, oltre al giornalista Curzio Maltese, sta prendendo piede anche l'ipotesi di candidare l'ex
giudice Gherardo Colombo. Sentiamo il servizio. Sinistra Ecologia e Libertà ha dato un via libera condizionato ad appoggiare la candidatura di Giuseppe Sala a sindaco di Milano. Dopo una discussione di ore, l'assemblea cittadina del partito ha approvato un documento nel quale si dice pronta ad aderire ad una lista di sinistra, la cosiddetta lista arancione, che contribuirà ad appoggiare Sala, a patto che nel programma ci siano alcuni punti fermi, insomma un chiaro manifesto politico. La difesa del suolo, no alla vendita del patrimonio pubblico e continuità con le politiche relative ai diritti. Il partito di Vendola annuncia che ci sarà un confronto serrato su tutti questi temi con il candidato sindaco del centrosinistra. Selle inoltre sottolinea come la sfida col candidato del centrodestra Stefano Parisi sia meno facile del previsto. Parisi viene considerato un avversario di tutto rispetto e dunque bisognerà affilare le armi per riuscire a sconfiggerlo. Insomma, il discorso è rivolto al Partito Democratico. Selle è disponibile a dare il suo appoggio a Sala, ma vuole contare nella coalizione e poter decidere sui programmi. Intanto, quelli di sinistra che di Sala non ne vogliono sapere, dopo aver valutato positivamente la candidatura del giornalista e scrittore Curzio Maltese, sono adesso in pressing sull'ex PM di Mani Pulite Gherardo Colombo. Colombo ha fatto sapere che ci sta pensando, ma ha chiesto tempo. Un candidato che piace al presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo e secondo molti una personalità che potrebbe modificare sensibilmente i sondaggi. Maltese aveva già incassato i commenti positivi di Rifondazione, dei comunisti e di possibile di Pippo Civati. Se però Gherardo Colombo dovesse accettare, tutto potrebbe essere rivisto. Molti si chiedono anche se la lista arancione in appoggio di Sala avrà effettivamente un ruolo fondamentale o se ci sarà il rischio di emarginazione all'interno della coalizione. Infine il candidato di Italia Unica, Corrado Passera, continua la sua corsa. Per il momento non ha intenzione di realizzare un accordo con Stefano Parisi e dice di essere convinto di arrivare al ballottaggio. Per quanto riguarda Francesca Balzani, sconfitta da Sala alle primarie dello scorso 7 febbraio, ci sono da registrare anche per quanto riguarda, diciamo così, il suo accorpamento alla coalizione che rappresenterà il centro-sinistra, dei passi in avanti. Però non abbiamo ancora, diciamo che la Balzani non scioglie ancora la riserva. Ha dichiarato oggi: non ho ancora sciolto la riserva, appunto. Dico che è assolutamente importantissimo risolvere questo tema della coalizione e delle liste in questi giorni, dobbiamo farlo subito. È molto importante che Sala ci chiami oggi, domani. Oggi non è stato fatto, evidentemente, domani ad un confronto, perché chiaramente io ho posto delle condizioni. Prima di dire sì e di essere, diciamo così, capolista di questo gruppo più a sinistra all'interno della coalizione di centrosinistra, senza dimenticarsi poi la sinistra vera, quella che sta fuori, quella che non intende appoggiare Sala, ebbene Francesca Balzani vuole evidentemente delle garanzie per rappresentare, dovrebbe rappresentare all'interno della coalizione, diciamo così, l'anima arancione che tanto tanta spinta diede a Giuliano Pisapia 5 anni fa. Passiamo alla cronaca. L'avete già sentito nel titolo, la nuova frontiera del riciclaggio, ovvero reinvestire soldi sporchi in un'attività lecita, pulita, che è quella delle farmacie. Pare, l'ha dichiarato oggi il procuratore aggiunto dell'antimafia Ilda Boccassini, pare che sia la nuova specializzazione dell''Ndrangheta. Intanto è stato individuato uno di questi esercizi che l''Ndrangheta, diciamo così, aveva acquistato, ed è un esercizio molto, molto conosciuto, perché sta in una piazza abbastanza centrale di Milano, che è Piazza Caiazzo. Sottolineiamo che questa farmacia di Piazza Caiazzo non è stata sequestrata ed è regolarmente aperta. Vediamo il servizio. Operazione di polizia nella notte condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano in collaborazione con squadra mobile della Questura, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Nel mirino i collegamenti tra 'Ndrangheta e attività economiche. Secondo il procuratore aggiunto Ilda Boccassini, sempre di più la 'Ndrangheta è interessata all'acquisto di farmacie nel nord Italia e sempre di più familiari e parenti dei boss lavorano all'interno di questi esercizi commerciali.
Secondo quanto riferito dalla dottoressa Boccassini, ad esempio, la farmacia Caiazzo di Milano sarebbe stata acquistata con 217.000 euro di denaro proveniente da traffici illeciti della criminalità organizzata. Nella farmacia lavorano anche parenti di alcuni personaggi già noti alla direzione distrettuale antimafia, tuttavia non risultano indagati e la farmacia continua la propria attività, come ha sottolineato Ilda Boccassini. Per carità, le colpe dei padri non possono ricadere su quelle dei figli, però di grosse famiglie mafiose hanno tutti, almeno le persone che sono state sfiorate da questa indagine, scelto farmacia. Ed effettivamente, per esempio, la figlia di Strangio Giuseppe, ebbene, lei si è laureata in farmacia, attualmente lavora nella farmacia Caiazzo. Perquisizioni sono in corso in numerose località italiane. A Siderno, in provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato il direttore dell'ufficio postale, Giuseppe Strangio, 56 anni, nato a San Luca. È accusato per l'impiego di denaro di provenienza illecita. Sempre secondo gli investigatori, con sempre maggiore frequenza, le poste vengono utilizzate come una vera e propria banca per riciclare denaro frutto di traffici di droga o altro, e per anni, sicuramente nel 2005 e nel 2006, esponenti dell''ndrangheta si sarebbero avvalsi del direttore delle poste di Siderno per reimpiegare soldi di sospetta provenienza. Le indagini stanno avendo la collaborazione dei nuclei ispettivi di Poste Italiane. Oltre alla persona arrestata ci sarebbero altri indagati. Si è riaccesa la polemica a Corsico, dove il sindaco Filippo Errante ha deciso lo stop dei pasti per i bambini cui i genitori non pagano la retta della mensa scolastica. La decisione fu presa all'inizio di gennaio, alla riapertura delle scuole dopo le vacanze di fine inizio anno, ma era stata poi sospesa in attesa di fare le verifiche su quelli che dopo l'annuncio non avevano ancora pagato o concordato un piano di rientro. Le verifiche, bene, sono state fatte e al momento sono una trentina i bambini per cui non è mai stato pagato nulla e una cinquantina invece quelli che hanno pagato, diciamo, una parte del dovuto. La decisione ha scatenato le proteste, a partire da quelle dell'opposizione, in particolare del Partito Democratico, che parla di una vicenda brutta e discriminante e si chiede come mai i 2.000 euro raccolti nel fondo per aiutare le famiglie non siano stati messi a disposizione, proponendo al sindaco un incontro con tutte le forze politiche. Veniamo a Milano invece, dove parte il baratto amministrativo. Ne avevamo già parlato negli scorsi mesi. Che cos'è il baratto amministrativo? È previsto dall'intanto, diciamolo, dal decreto Sblocca Italia. Tutti i dettagli e il bando per partecipare sono sul sito internet del comune. I primi progetti a cui dedicarsi nelle diverse zone della città sono stati identificati ed è riconosciuto un bonus di 10 euro per ogni ora di lavoro svolta. Chi può fare domanda per questo baratto amministrativo? Tra i requisiti per fare domanda c'è un ISE che non deve superare i 21.000 euro. Possono accedere i cittadini residenti a Milano, anche gli stranieri, purché abbiano un permesso di soggiorno valido. Tutti i cittadini che si trovino in condizione di morosità incolpevole e che desiderino estinguere i debiti verso l'amministrazione. Chi presenta la domanda dovrà dimostrare l'impossibilità di pagare era legata alla perdita o alla riduzione del reddito della famiglia a causa di licenziamento, cassa integrazione e problemi di salute. Ci sono 60 giorni di tempo per fare domanda. E il baratto si può utilizzare, per concludere, si può utilizzare per estinguere debiti maturati fino al 2013 e per un valore minimo di 1.500 euro riferiti a tributi comunali come le contravvenzioni, l'ICI, l'IMU, la TARES, la TARSU e via dicendo. Passiamo a Lodi, dove centinaia di migliaia di pezzi sequestrati, due aree industriali e 7 aziende perquisite, altre 23 società fittizie per l'emissione di fatture false, 30 persone denunciate, un giro di affari di almeno 10 milioni di euro l'anno. Era nel Lodigiano il cuore del commercio abusivo di pallet, gli imballaggi in legno utilizzati per il trasporto delle merci. Dopo 6 perquisizioni disposte dalla procura di Lodi sono stati sequestrati 500.000 di pallet contraffatti in 2 aziende di Lodi Vecchio e Cura Carpignano, quest'ultimo in provincia di Pavia.
i pezzi venivano prodotti abusivamente sia ex novo, sia riutilizzando e riparando pallet usati e danneggiati, quindi con evidente problemi di sicurezza, ma prevalentemente risultavano rubati. Bancali che poi venivano reimmessi sul mercato nazionale con la stampatura a fuoco del marchio di garanzia e rivenduti a metà prezzo in almeno 14 regioni italiane ad aziende inconsapevoli. Il giro di affare era enorme, si parla di circa 10 milioni di euro e all'anno per un commercio che andava avanti, pensate, dal 2010. Domani sera al Teatro Studio del Piccolo la seconda serata dei Dialoghi di Vita Buona. Ci sarà una presenza di eccezione. Anna Maria Braccini ci spiega tutto in questo servizio. Immigrazione, meticciato, multiculturalismo, scontro e confronto tra le fedi. Sono questi i temi sui quali si discuterà domani dalle 20.30 al Piccolo Teatro Studio, nella seconda serata dei Dialoghi di Vita Buona, dedicati a Le cose che abbiamo in comune. L'evento sarà trasmesso in diretta su Chiesa TV, canale 195 del digitale terrestre. Protagonisti dell'incontro, che si svolgerà alla presenza del Cardinale Scola e sarà introdotto dal prorettore dell'Università Cattolica Francesco Botturi, saranno l'Arcivescovo di Parigi, il Cardinale André Bantrois, Monica Maggioni, Presidente RAI, e il Presidente di Asso Lombarda, Gianfelice Rocca. Nella dinamica dell'edificazione della vita buona in questa fase di transizione, il fenomeno interreligioso è decisivo, e quindi domandare al Cardinale di Parigi che cosa vuol dire, come lo si può vivere, mi sembra molto importante, tanto più che Parigi è stato lo scenario tragico che noi sappiamo e che il Cardinale Ventrois è stato sentito da tutta la Francia, non solo, come uno che ha tentato una interpretazione che sollevasse, che desse aiuto alla gente. Nel prosieguo della serata, dopo i singoli interventi, i relatori si confronteranno tra loro e con il pubblico. Un grande imprenditore ci racconterà come si può equilibrare finanza e produzione in questo tempo, come si possono sostenere le esigenze della tecnocrazia con il rispetto della persona, come si possono superare le diseguaglianze e le inequità che ancora sono presenti nel nostro mondo, e infine la comunicazione è la grande condizione perché la vita buona circoli. I dialoghi sono anche sui principali social media e si possono inviare domande che verranno poste ai relatori nella serata stessa scrivendo a partecipa@dialoghidivitabuona.it. Domani sera dunque al Teatro Studio del Piccolo questo appuntamento, mentre per chi volesse seguire l'intervista integrale di cui avete visto dei brani nel servizio realizzata con il Cardinale Scola, ricordiamo che lo potete fare tra poco, più o meno intorno, meno di un'ora, alle 20.20 sul canale 195 Chiesa TV, canale 195 alle 20.20. Adesso, prima di chiudere, una notizia di sport, anche per diciamo così, introdurre il resto della nostra serata, perché tra po' arriva Nova Stadio Sprint, stasera si gioca Milan-Alessandria qui a Milano. Ebbene, a Milano si giocherà il 28 maggio la finale di Champions League, come probabilmente tutti sanno. Ebbene, da oggi sul sito dell'UEFA sono in vendita i biglietti, la prima tranche di biglietti a disposizione dei tifosi, a disposizione anche dei milanesi. Questa vendita si concluderà il 14 di marzo e si tratta di circa 6.000 tagliandi che sono in vendita ai prezzi di 70, 160, 320 e 440 euro ciascuno. Rispetto alla finale del 2015 a Berlino sono rimasti invariati i prezzi delle due categorie inferiori, mentre quelli più cari, cioè 3,20 e 4,40, sono aumentati di circa il 14%. Questa era davvero l'ultima notizia, adesso il meteo e poi Luciano Rindone per parlare di calcio a Nova Stadio Sprint. Grazie per averci seguito, il TGN torna domani alle 19.15. Buona serata.